La cronaca si apre al minuto 8 con il vantaggio del Borgo. Tutto nasce da una punizione fischiata ai danni di Pasquali dal limite. Dai 25 metri la battuta di Gorini è letale per il portiere Dainelli. Inizia in salita la partita degli Aquilotti. Il Montevarchi si scuote al tredicesimo con Rufini. Va in area e cade, ma l'arbitro sorvola suscitando le proteste del Brilliperi. Rufini accelera il passo al diciottesimo con una bella proiezione sulla destra, ma non c'è nessuno che lo accompagna. Il Sansepolcro però non sta a guardare. Al ventesimo un traversone di Gorini impegna Dainelli a sbrogliare una situazione non facile. Al minuto 27 il Montevarchi torna a creare un pericolo con una punizione di Rufini. La battuta a giro impegna Patata in una parata sicuramente non facile. Montevarchi torna a ruggire e chiede un calcio di rigore al 29esimo, ma l'arbitro dice che non c'è nulla. La partita va a strappi nonostante il gran freddo che condiziona tutti, giornalisti compresi. Rufini prova ancora a scaldarla con una bella iniziativa sulla sinistra. La conclusione finisce sul palo esterno. Il tempo si chiude con un'altra iniziativa pericolosa con Patata che si salva con freddezza su Priore. Si va a prendere un tè necessario per tutti sull'1-1. La ripresa si apre con il pareggio immediato del Montevarchi dopo 1 minuto e 40. Rufini che indovina l'angolo giusto risolvendo una situazione in mischia. Inizia il gioco dei cambi, il Montevarchi tenta la carta a buon tempi, il Sansepolcro punta a controllare la situazione, ma non ci saranno grosse iniziative nella ripresa se non la protesta per altre decisioni del direttore di gara, apparso in verità molto incerto. Nel finale prima il rosso a Checchi al 35esimo e in extra time per Mariotti riequilibria l'aspetto numerico delle due squadre. Alla fine il pareggio non soddisfa nessuno.